invitato a partecipare attivamente e mi hanno chiesto di parlare di un manoscritto glorioso con il quale negli ultimi anni mi è capitato di intrattenere una frequentazione abbastanza assidua. Il manoscritto, di cui vi mostrerò qualche foglio adesso, il manoscritto è segnato greco 481 ed è universalmente noto come Antologia Planudea. Antologia ha da sé una raccolta di testi diversi, che nella fattispecie sono epigrammi. Planudea in onore della figura della persona che ne fu l'ideatore, il compilatore e materialmente lo scriba. E questa persona è un nome che è risuonato un paio di volte anche nella mattinata, questa persona è Massimo Planude, che fu, come si può capire anche dal titolo che è stato dato al mio intervento, un titolo degli organizzatori che io ho accettato senza riserve, anzi l'ho trovato molto efficace, una persona che fu appunto un monaco, un uomo di chiesa, che visse a Costantinopoli nella seconda metà del 200, nei primissimi anni del 300. Ecco, per dare un riferimento, per cercare un riferimento più familiare per un territorio occidentale, potremmo dire che in qualche modo è un contemporaneo un po' più anziano di Dante Alighieri. E Massimo Planude però non fu solamente un uomo di chiesa che visse la sua vita, per quanto possiamo sapere, divisa tra due monasteri importanti della capitale, il monastero di Cora prima e poi quello del Cristo Catale, piuttosto, cioè del Cristo inconoscibile, inafferrabile, ma fu anche un uomo di lettere. E anche insomma, se le definizioni sono anacronistiche, non gli stanno strette le di umanista e come molti umanisti erano di filologo. Per tutta la sua vita lui fu un inesausto lettore, anche a Planude come a Fozio piacevano molti libri, fu un inesausto lettore e riusciva nelle sue letture a spaziare in buona parte della letteratura greca, e si appassionava e frequentava con assiduità egualmente la poesia raffinatissima di Nonno di Panopoli come la prosa tecnica scientifica di Tolomeo piuttosto che di Diofante, per esempio. E un elemento caratteristico di Planude fu anche il fatto che gli conosceva, imparò sin da giovane il latino ed era in grado, leggeva anche la letteratura latina e anche nel latino poteva spaziare dalla poesia mitologica di Ovidio ai trattati teologici di Sant'Agostino e di Boezio, e svolse peraltro un ruolo fondamentale di mediatore culturale perché lui tradusse in greco opere della letteratura latina rendendole così accessibili ad un pubblico grecofono che il latino non lo conosceva. E naturalmente per essere un lettore doveva essere, in un'epoca in cui i libri non si ordinavano su Amazon, doveva prima di tutto essere un cercatore di manoscritti. Un cercatore e anche un trascrittore, doveva allestire delle copie da avere per sé dei manoscritti che recuperava in giro. Il suo epistolario ci informa delle ricerche che lui conduceva sia di codici che anche di materiale scrittorio, come materialmente di pergamena, per poter trascrivere i suoi testi. In effetti nel corso degli anni e delle ricerche che si sono sviluppate negli ultimi decenni appare sempre più chiaro che in qualche modo Massimo doveva coltivare una sorta di progetto editoriale di ampio raggio, perché noi recuperiamo, si sono recuperati, si recuperano tuttora codici scritti da lui tutto in parte o in cui la sua presenza si può documentare, manoscritti che raccolgono gli opera omnia di molti autori greci. Abbiamo manoscritti di Plutarco, di Platone, di Aristide, un manoscritto che raccoglie tutta la poesia epica, in esametri. Quindi in qualche modo lui coltivava un progetto quasi di offrire delle edizioni, ecco, cercando un paragone anche questo un po' anacronistico, delle edizioni nazionali, dei classici, delle edizioni onnicomprensive. E questo ruolo che lui ha svolto è stato fondamentale per la tradizione dei testi classici a Bisanzio e quindi per noi, senza il ruolo di recupero e di diffusione che Planude ha effettuato nella sua vita, alcuni autori noi non li conosceremo affatto, altri li conosceremo molto peggio. In questo progetto, possiamo dire così, rientra anche la collezione epigrammatica di cui vi racconterei qualche cosa. In realtà l'idea di una raccolta epigrammatica non è un'invenzione di Planude, non è una sua creazione originale. L'epigramma, sin da quando si codifica come genere letterario, nella tarda età classica, nell'età ellenistica, circola sempre sotto forma di antologie, si tratta di testi molto brevi e poi la brevità è anche il segreto del successo del genere epigrammatico perché obbliga una concentrazione di stile e di pensiero che nei casi migliori crea davvero dei capolavori. L'epigramma comunque ha sempre circolato in raccolte, noi abbiamo notizie di una lunga serie di antologie epigrammatiche che si susseguono nei secoli dall'età ellenistica fino all'età bizantina. La ricerca, la filologia moderna, ci permette di sapere che Massimo aveva sott'occhio per creare la sua antologia
un manoscritto, una copia di un'antologia epigrammatica curata pochi secoli prima di lui, allestita pochi secoli prima di lui, sempre a Costantinopoli, sempre da un monaco, che si chiamava Costantino Cefalo. In sostanza Cefalo aveva creato questa sua antologia di tipi tematici, gli epigrammi erotici, gli epigrammi funerari, gli epigrammi descrittivi di opere d'arte e via così. All'interno dei singoli libri di Cefalo, la materia era messa in maniera, per certi aspetti, un po' caotica. Massimo Pranude che cosa fa? Recupera la struttura in libri tematici, ma all'interno opera una vera e propria rivoluzione, stiamo utilizzando una parola che oggi è risuonata spesso, rielabora la disposizione della materia. E questo è uno dei tanti segnali che noi possiamo scoprire di quella che fu la vera e propria sua attività di editore, per certi aspetti editore filologo, davanti ai testi che lui non riceveva mai in maniera passiva, ma li sottoponeva, insomma, a un processo editoriale vero e proprio. Lui organizza gli epigrammi, lo faccio molto breve per darvi un'idea, organizza gli epigrammi in rubriche, in micro rubriche, che lui chiama anche file, capitoli, di carattere micro tematico. Se prendete per esempio gli epigrammi funerari, prepara delle rubriche, gli epigrammi funerari per i naufraghi, per i morti in mare, per le donne morte di parto, per i filosofi, per i poeti, per i giovani e così via. E organizza all'interno di ogni libro della sua antologia queste rubriche, questi capitoli, li mette in ordine alfabetico, prendendo ovviamente come riferimento la parola del titolo che dà a questo titolo. Questa è una struttura molto meticolosa, molto puntigliosa, Massimo era molto preciso, molto accorto, accurato, ed è una struttura anche comoda a livello di fruizione perché permette di avere una disposizione organica della materia. Ora, il manoscritto innanzitutto voi vedete da questa digitalizzazione che vi mostro, vedete la coperta che, come ci ricordava la dottoressa Marcon stamattina, è la coperta che è stata data uniformemente a tutti i codici bessarionei nel corso del Settecento. E se adesso scorriamo, ecco qui, la prima pagina del codice, ve la ingrandisco un po', la presentazione, scusate se la tengo così, ma devo recuperare i fogli successivamente, mi è più comodo in questo modo. Massimo sapeva che era anche fiero, orgoglioso dell'idea che aveva avuto di organizzare il materiale dell'antologia in questo modo, e all'inizio di ogni libro della sua antologia, che sono 7, mette un piccolo argomento, un sommario, dice: in questo libro ci sono i epigrammi funerari e sono divisi nei seguenti capitoli, e fa l'indice, così il lettore ad apertura di ogni libro sa che cosa ci troverà. E inoltre all'inizio dell'antologia, purtroppo si legge male perché l'inchiostro rosso come sempre si sbiadisce, purtroppo il codice ha subito degli atti di vandalismo nel corso dell'Ottocento ad opera di un certo signor Mezzei, che qui ha messo anche la sua firma e la data, è scritto con l'inchiostro di tinta rosso questi titoli un po' strampalati. Comunque lui mette un sommario iniziale della sua antologia nel quale spiega proprio che questi libri divisi in capitoli sono ordinati in ordine alfabetico perché noi abbiamo voluto che fosse così, dice lui. Infatti, nell'antigrafo erano tutti messi in maniera confusa e rimescolata. E così non era facile per chi lo cercava, vi sto traducendo e parafrasando quello che vi scrive in apertura dell'antologia, non era facile per chi la cercava il ritrovare i singoli argomenti. Ora invece è facile perché se l'ordine segue le lettere dell'alfabeto. Quindi come vedete con precisione e con cura Massimo mette già in chiaro qual è stato il suo metodo di lavoro. I filologi moderni gli sono grati ancora di più perché questo ha permesso di ricostruire le tappe della storia di queste raccolte epigrammatiche, perché proprio l'antologia di Massimo è, appunto, come vi ho detto, l'ultima grande realizzazione di una catena cronologica che affonda le sue radici fino all'antologia La Corona di Meleagro della tarda età ellenistica, più di un millennio prima, 1500 anni prima. È stata una successiva susseguirsi di antologie che sono poi state accorpate da Cefalo, recuperate da Pranude e da lui rielaborate ulteriormente. E appunto c'è anche la cura nell'esplicitare il suo metodo, forse anche una punta di orgoglio nel far notare che prima le cose erano complicate, adesso con il suo intervento è tutto più facile. Prima di raccontare brevemente, per sommitare un po' delle vicende di questa antologia, volevo segnalarvi altri due aspetti particolari dell'antologia stessa. Il primo, Massimo era un uomo di lettere, ma è appunto anche un uomo di chiesa, e molti elementi ci permettono di sapere che doveva essere anche un uomo molto pudico. Chi ha frequentazione con gli epigrammi greci sa che soprattutto negli epigrammi di argomento erotico ci sono testi che lasciano poco all'immaginazione, oppure testi che espressi in maniera raffinatamente allusiva lasciano comunque
capire molto chiaramente di cosa si parla. Qui davanti a questi testi il senso morale di Massimo andava in crisi e quindi si risolve ad un'operazione antica come il mondo, si potrebbe dire, cioè censura. Ci sono, noi sappiamo da una copia dell'antologia di Cefalo, quindi del suo modello che possediamo, che ci sono un certo numero di epigrammi che Massimo ha del tutto omesso, li ha tolti, non li ha ricopiati nella sua raccolta. Altri, in altri epigrammi lui è intervenuto manipolando il testo, li riteneva salvabili in qualche modo, ma le parole sconce in qualche modo lui le sostituiva con parole che reputava inoffensive. Questo insomma può non stupirci per l'epoca, si è continuato a farlo, del resto sono in recentissime operazioni di questo tipo, però quello che è interessante è che in qualche modo come la Chiesa, ecco, entra in conflitto con il filologo, perché il filologo ed editore mette in chiaro la situazione. Nell'elenco introduttivo del libro settimo che contiene gli epigrammi erotici, Massimo dice molto chiaramente che in questo libro settimo ci sono gli epigrammi erotici, e poi però precisa, ma non, che non ci sono gli epigrammi che scadono nel turpe e nel vergognoso. Epigrammi di questo tipo, e nell'antigrafo ce n'erano molti, li abbiamo omessi. In questo modo lui chiarifica un po' nuovamente la notizia sul suo metodo di lavoro. Ovviamente la censura ha lo scopo principale di incuriosire e attirare l'attenzione dei lettori. Queste parole nei secoli successivi sono state una miccia che ha acceso la curiosità di tutti i lettori che volevano sapere cosa fossero questi testi che poi mancavano e che Massimo non aveva inserito. Il secondo punto su cui brevemente mi soffermo è questo. Moltissimi codici greci presentano una sottoscrizione, in sostanza la data e la firma del copista, e per nostra fortuna l'antologia Platonea non è estranea a questa pratica. Nel codice in realtà non c'è solamente l'antologia Platonea, cioè gli epigrammi, ma ci sono anche altri testi. L'ultimo testo è un poema sacro, la parafrasi in esame del Vangelo di San Giovanni, composta da Nonno di Panopoli. In calce a questa parafrasi, ecco, ci sono in queste righe, scusatemi, non ho familiarità con questa qua, sì, il grafo è qua. Massimo Planude ha messo la sua firma. Da qui in poi, anche qui traduco il parafraso per darvi un'idea, questa parafrasi del Vangelo di San Giovanni è stata scritta dalla mano del monaco Massimo Planude a Costantinopoli, per il monastero del Cristo Salvatore a Cataleptos, nel mese di settembre dell'anno del mondo 6810. In realtà la questione è un po' problematica, perché probabilmente è scritto 6808 e non 10, tradotto nella cronologia che noi utilizziamo, noi uscidiamo tra il 1299 e il 1301. Vi dicevo, le sottoscrizioni sui codici se ne trovano, sono ovviamente benvenute dagli studiosi perché permettono di datare ad anni un codice e una scrittura. Queste poche righe sono di importanza capitale per la filologia classica e bizantina, perché ci permettono di capire, di sapere qual era la mano di Massimo, di scoprire che quindi tutto questo codice, tranne qualche foglio, è scritto da lui, e ci permettono di rintracciare la sua mano anche altrove. Sono la chiave d'accesso, queste righe, al mondo intellettuale, all'impresa intellettuale che Massimo ha costruito nel corso della sua vita. Ora, brevemente vediamo che cosa succede a questo codice e ai testi che esso ospita nel corso degli anni. Insomma, sarà una poche notizie in maniera molto cursoria, naturalmente, che io offro, nemmeno con la piena competenza che si richiederebbe al riguardo. Subito dopo la morte di Massimo viene allestita un'antologia, una piccola antologia scolastica che contiene poche decine di epigrammi, che gli studiosi chiamano Silogia Vaticana perché è stata scoperta da un manoscritto della Biblioteca Vaticana, quindi in onore della biblioteca ospitante, la si chiama Silogia Vaticana, che è interessante perché data ai primi anni del 300, quindi subito dopo la composizione della Planudea, ed è una silogia di chiara destinazione scolastica. Gli epigrammi sono accompagnati da scogli, da annotazioni marginali che spiegano il significato delle parole più difficili. Tutti noi, insomma, fino ad oggi, le antologie scolastiche hanno le note a più pagine che illustrano le parole difficili. E quindi già la prima utilità pratica di questa raccolta Planudea si vede nella creazione della Silogia Vaticana. Ma ancora già nei primi anni del 300 avviene, possiamo dire, la prima traditio lampadis, il primo passaggio del testimone. Un dotto sul più giovane di Planude, Demetrio Triclinio, un altro nome che abbiamo sentito già risuonare oggi, da uno scriba che sappiamo che ha lavorato con lui, si fa trascrivere una copia dell'antologia per suo uso, sulla quale ci sono anche sue annotazioni, correzioni, autografe.
E in realtà nel corso dei due secoli successivi, tra il 3 e il 400, sono stati contati almeno 17 copie che vengono effettuate di questa antologia, copie manoscritte ovviamente, il che significa appunto che la diffusione era stata ampia, era un testo letto e studiato, possiamo dire. E questo nel 300 e nel 400. La esplosione della fortuna dell'antologia Planudea avviene naturalmente però con l'avvento della stampa. Ed è così che nel 1494, nel mese di agosto, a Firenze, presso la stamperia di Lorenzo Lopa e figli, esce la prima edizione a stampa dell'antologia Planudea, che viene curata da Giano Lascaris, uno dei tanti dotti greci che arrivano in Italia e rinverdiscono la pianta della cultura greca che con i secoli del Medioevo, se non completamente stecchita, era di sicuro piuttosto malmessa. E la pubblicazione di Lascaris segna una grandissima risveglio e aumento dell'interesse nei confronti di questi testi che lo stesso Lascaris aveva illustrato l'anno prima di pubblicarli in corsi universitari a Firenze e che saranno oggetto di vari corsi universitari già nei primi anni del Cinquecento. Vi segnalo questi nomi, ecco, come Lascaris sono familiari per un pubblico di studiosi, per un pubblico più ampio un po' meno. Vi segnalo un nome noto al grande pubblico, una delle fonti di diamante del nostro umanesimo, Angelo Poliziano. Negli anni 70 del 400 Poliziano trascriveva una copia dell'antologia epigrammatica per suo uso, e che Poliziano, oltre che filologo era anche poeta, ha composto varie decine di epigrammi greci suoi personali, sue creazioni originali, ovviamente ad imitazione degli epigrammi che leggeva nell'antologia Planudea. E anche a livello di curiosità, se volete anche un po' feticista, abbiamo conservato presso la Casa Natense, la Biblioteca Casa Natense di Roma, una copia dell'edizione Lascaris che reca poche note autografe di Poliziano, il quale, come sapete, morì il 28 settembre del 1494. La Lascariana esce ad agosto. Questo libro è stato una delle ultime cose che Poliziano ha avuto per le mani e ha avuto cura di leggerlo e di postillarlo. Nel corso del Cinquecento le edizioni si susseguono, escono anche dei primi commenti agli epigrammi. Non vi faccio il catalogo delle edizioni dei commenti, ma una edizione la devo menzionare necessariamente. È la seconda edizione in ordine cronologico, 1503, la menziono perché esce qui a Venezia ed esce presso quello che nell'immaginario collettivo è il principe degli stampatori, e cioè Don Annunzio. E quindi insomma il cammino e la diffusione anche a livello letterario sono percorsi che sono stati studiati, ma ci vorrebbero, ecco, degli interi corsi per poterne discutere. Quindi non mi posso soffermare anche sulla fortuna, dicevo, a livello letterario, oltre che a livello filologico e deludito. Però posso ricordare un'altra piccola rivoluzione che avviene nella conoscenza dell'epigramma greco in Europa. Alla fine del Cinquecento, per vie che tutt'oggi non sono ancora state del tutto chiarite, a Heidelberg si diffonde la notizia che a Heidelberg è spuntato un altro codice, un codice di epigrammi, che appare chiaramente essere un codice molto antico, e ci si rende subito conto che è un codice più completo del codice dell'antologia Planudea che ormai tutti avevano in mano e leggevano in versioni stampate. E quindi ecco che si accende la curiosità dei dotti, perché se questo è il codice più antico e più completo, vuol dire che ci sono gli epigrammi che Planudea aveva omesso. Per strane vicende storiche che al solito posso accennare ma non ripercorrere in dettaglio, la prima edizione di questa antologia di Heidelberg, che chiamiamo Antologia Palatina perché è custodita nella Biblioteca Palatina di Heidelberg, avviene soltanto 200 anni dopo la scoperta, nel 1803 tra il 1813 e il 17, ad opera del grande studioso tedesco Friedrich Jacobs. Però nel corso di questi 200 anni, dalla scoperta del Palatino alla fine del Cinquecento e per tutti i secoli successivi, circolano copie manoscritte di questi epigrammi che gli studiosi si passano l'un l'altro e si ritrascrivono, ma di fatto l'antologia Planudea, nella forma che circolava in molti apografi e consacrata dalle edizioni a stampa, ha continuato a essere vigente. E di fatto la prima edizione scientifica è avvenuta soltanto alla fine dell'Ottocento, e nel corso dell'Ottocento e poi del Novecento si è capito chiaramente che l'antologia di Heidelberg, la Palatina, ha il primo posto, ma la Planudea aspetta un secondo posto onorevole, perché di essa non si può fare a meno, non viene eclissata completamente dalla Palatina. Sono due codici con molti aspetti complementari che ci restituiscono insieme una visione molto ampia di quello che doveva essere la poesia epigrammatica greca.
Ecco, in realtà però la storia della Platea è, come nella situazione che ha delineato stamattina Maria Storaselli per Ippocrate, è una storia di apografi. Cioè i codici che noi conosciamo, che possiamo dimostrare scritti direttamente sul codice marciano, in sostanza ce n'è uno e un altro forse. Tutti gli altri sono tutte copie di copie. Quindi Talmude con la sua antologia ha dato il via a un meccanismo, una macchina che si è messa in moto e che poi ha iniziato a prescindere dalla fonte vera e si è sviluppata in una grande ramificazione di apografi e poi di edizioni a stampa che si riprendevano l'una le altre. Il codice marciano, come è stato già ricordato stamattina da Stefano Martina di Tempesta, arriva nelle mani di Bessarione, da qui marciano, però di fatto viene quasi dimenticato, l'antologia vive di vita propria indipendentemente dal marciano, del quale si perde quasi praticamente del tutto la memoria, giace in marciana per vari secoli. In realtà mi fa piacere ricordare, a proposito sempre di filologi viaggianti, come ce li ricordava Maneris Roselli, che andavano in cerca di manoscritti, uno studioso vissuto nel Settecento, francese ma olandese ma di origini francesi, Jacques-Philippe d'Orville, che andò in giro per biblioteche di Europa a cercare manoscritti, invitava di fare lui l'edizione dell'antologia palatina, non la fece mai, andò in giro per le biblioteche europee cercando e collazionando, trascrivendo manoscritti, manoscritti di epigrammi. Aveva una serie di sue copie personali di varie edizioni a stampa dell'antologia Planudea, su queste copie a stampa lui trascriveva le collazioni, quello che trovava nei manoscritti. D'Urville arriva a Venezia, va in Marciana e vede la Planudea. Entra in contatto con il codice di Planude e capisce l'importanza, perché anche se questa notizia è rimasta, come il codice, anche la scoperta di D'Urville è rimasta di fatto trascurata, su una copia di un'edizione stampa del 500, l'edizione di Don Stefanos, Jacques-Philippe D'Urville mette una piccola annotazione che dice così: che nella biblioteca di San Marco a Venezia si conserva il codice scritto dalla stessa mano di Planude, lui aveva capito che aveva visto la sottoscrizione. Appare chiaro da questo che le innumerevoli mutazioni si sono realizzate nei codici volgari che sono stati scritti sia a mano che stampati. E tutti questi codici sono venuti da questo codice. Io l'ho consultato, dice lui, però non contiene nulla di nuovo. Però lui aveva comunque capito che questa era la fonte principale della nostra conoscenza. In realtà, appunto, perché per arrivare alla prima edizione che utilizzi il codice Planudeo veramente, il codice Planudeo in persona, dobbiamo aspettare la fine dell'Ottocento, l'edizione critica di uno studioso tedesco, peraltro l'edizione è rimasta incompiuta perché a metà, esattamente più o meno a metà, perché lo studioso defunse, non arrivò a portarla a termine, non costato più dell'antologia, ecco, la storia dell'antologia Planudea è costellata di tanti tentativi di edizione che hanno iniziati e mai terminati o arrestati sia i lavori preparatori, tutta un'edizione critica completa effettiva manca in realtà. In ogni caso il codice comunque è riemerso a fine Novecento ad aver avuto tutta la sua importanza e quindi gli apografi, l'edizione a stampa vengono sì controllate per l'utilità che possono avere per congetture o che so io, ma è stato finalmente riemerso, grazie principalmente all'opera di Stadtmüller, ma non solo, l'importanza del codice Planudeo. Però appunto l'opera ha vissuto della sua vita propria indipendentemente dalla sua fonte. Ecco, questo schizzo è stato molto rapido, spero non troppo confuso, però voglio chiudere ritornando proprio a Massimo, a una cosa che Massimo ha scritto nell'antologia. E vi ho detto, ecco, lui organizza questa struttura molto complessa di microcapitoli tematici divisi in ordine alfabetico l'uno dopo l'altro e elencati all'inizio di ogni libro. Orazio dice che ogni tanto sonnecchia anche Omero, sonnecchia anche Massimo Planude ogni tanto, e quindi a un certo punto nel ordinare le schede preparatorie che doveva avere si confonde e mette i capitoli seguendo un ordine alfabetico sbagliato. Fa una piccola perturbazione nell'ordine alfabetico. Se ne accorge e, non volendo, chiedo scusa che recupero il foglio per mostrarvi anche materialmente questa piccola cosa che lui ha fatto, non volendo buttare via il fascicolo, ecco qua, che aveva trascritto, decide di fare una piccola cosa, mette una piccola nota in calcio alla pagina, eccola qua, che leggete molto male, ma sul codice originale si legge, che dice, presta poco, così.
gli epigrammi per gli dèi, la rubrica Eisteus, con appunto lettera attenta, prima degli epigrammi per gli dèi, bisognava che ci fossero, seguendo l'ordine alfabetico, quelli per il mare, Thalatta, per seguire le lettere alfabetiche ci dovevano essere i epigrammi Eis Zoographus, quindi con le lettere con la lettera Z per i pittori, Eis Zoa per gli animali, Eis Heros per gli eroi e Eis Alatan per il mare. Questo blocco di con la Z eta teta, tra l'altro si sbaglia, dice lui, questo blocco per errore, per una dimenticanza, catallette, sono stati messi dopo. Quindi prima doveva mettere il Z eta teta, poi Teus, scrive prima gli Eis Teus per gli rei e poi mette quest'altro gruppo di epigrammi. Allora avvisa che questi epigrammi sono stati messi nell'ordine sbagliato e poi dice così: se qualcuno trascrive da qui, prima deve mettere gli epigrammi con la Z eta teta e poi deve scrivere quelli per gli dèi. Se qualcuno trascrive da qui. Indicazioni di questo tipo avevano un'utilità pratica e immediata, Massimo sapeva che da quel codice si sarebbe trascritto, avverte, essendo un uomo molto preciso e curato, avverte il futuro commissario di come doveva regolarsi. E vi dico così per cronaca che il primo codice che sappiamo essere stato copiato dall'antologia Planudea, infatti dal Marciano, riporta ai capitoli l'ordine giusto. Quindi il copista, che era un copista, sappiamo che lavorò a stretto contatto con Planudea, ha seguito l'ordine del maestro di sistemare i capitoli. E sono appunto indicazioni scritte che trovate volendo anche nei manoscritti, non sono una realtà. Però, cosa volete, rilette dopo 700 anni, queste parole, se qualcuno trascrive da qui, si caricano un po' di un valore quasi profetico, è un messaggio che viene da lontano. E qualcuno che trascrive da questo codice c'è sempre stato e ha fatto sì che la voce, come diceva Pessarione, la voce di questi autori che gli sforzi di una vita di Planudea hanno raccolto e preservato, una voce ha fatto sì che questa voce continuasse a risuonare. E se qualcuno trascrive da qui, in questi 700 anni qualcuno non è mai mancato. Speriamo, anzi facciamo in modo che anche per i secoli a venire questo qualcuno non manchi mai. Grazie.